Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici, benvenuti in un nuovo video. Ci troviamo a Oakdale, una piccola cittadina di falegnami. Oggi andremo a visitare lo Yosemite National Park, una riserva naturale bellissima, gigantesca. Quello dietro a me è il motel che ci ha ospitato questa sera. Purtroppo non vi ho fatto vedere nulla perché ieri ho visitato Cupertino e non potevo fare video, quindi non avete goduto del nostro arrivo e la nostra cena è stata pazzesca in un posto super americano. Abbiamo mangiato della carne molto buona in compagnia di americani che festeggiavano il compleanno. Il clima oggi fortunatamente non ci sono nuvole, è soleggiato ma fa freddo, fanno circa 8-10 gradi, a Yosemite potrebbe ancora di più scendere. Quindi niente, qui abbiamo la nostra macchina, i bagagli stipati e adesso non ci resta che andare all'avventura. Siamo pronti per avventurarci in questa America selvaggia. Direi che Yosemite, arriviamo! Colonnati nel traffico in questo momento, credo perché ci sia il casello da pagare per l'entrata allo Yosemite. È un'atmosfera bella perché c'è la neve che cade dagli alberi, 1469 metri d'altezza dal mare. Bello. Primo grande ostacolo del viaggio, ci troviamo all'entrata dello Yosemite Park, mi potete vedere alle mie spalle, e i ranger del parco ci hanno proibito, diciamo, il passaggio per extremely condition. Purtroppo queste sono anche le difficoltà in un viaggio così grande e non si può prevedere tutto, soprattutto una bufera di neve in una stagione che non è stagione delle nevi. Qua c'è il cartello dove adesso ci faremo una foto con lo Yosemite Park e la situazione è un'aria pulita, sole bellissimo che ci scalda, questi alberi verdi, neve che spolvera dagli alberi, una roba bellissima, veramente, una roba emozionante, cioè giornata migliore non potevamo trovare, a parte per questa piccola problema, però adesso lo aggiriamo, ci siamo interati un'oretta e mezza il percorso. Allora, siamo ritornati in macchina dopo un paio di foto e ci hanno dato una comodissima mappa per trovare la 140. Andiamo bene. Amici, piccolo aggiornamento di marcia. Siamo ritornati praticamente a valle. Infatti qui il panorama è totalmente cambiato di nuovo. È verde e basso rispetto a prima che era alto e innevato. E quindi stiamo prendendo da sotto il Yosemite National Park. Abbiamo allungato di circa due ore e un quarto. E non vi sto facendo vedere granché perché non c'è granché da vedere, quindi noi ci aggiorniamo direttamente quando arriviamo nel posto, così almeno è un po' più piccante il video. E a dopo. Allora amici cari, benvenuti allo Yosemite National Park, ce l'abbiamo fatta dopo circa 2 ore e 30 di auto. Siamo arrivati, paesaggi belli, lunghi, abbiamo pagato $35 per entrare al parco con la macchina, non è costoso come tassa. E ora dobbiamo fermarci nei point di interesse per vedere diciamo i migliori scorci della Yosemite National Park. Purtroppo qui si potrebbe girare per settimane, ma noi abbiamo poco tempo dato che abbiamo perso tempo stamattina, ma non ci scoraggiamo, andiamo a vedere un po'. È stato sicuramente un viaggio lungo e sofferto, ma cavolo, se ne è valsa la pena. Cioè, siamo in mezzo allo Yosemite Park, esattamente dove ci sono queste cascate. Panorama mozzafiato, cioè una roba di una potenza incredibile. Non saprei neanche come descriverlo perché è la prima volta che vedo una roba del genere. E aspettate che mi chiudo la giacca, se no mi cago. Allora, ho letto, si chiamano Bridalveil Falls, sono bellissime, non sono giganti, ma c'è questa lingua di acqua che casca da un'altezza incredibile. Il panorama è questo. Cioè, solo qua puoi vedere una roba del genere. Cioè, l'America ha tanti difetti, ma a livello naturale è una bomba. Poi su è tutto innevato. Guardate.
da dove stavamo inizia questo piccolo trekking acquatico che porta in teoria sotto alle cascate. Ora vediamo com'è la situazione. Facciamo anche un po' trail running perché fa anche freddo. Capirai, 300 metri. Guarda che bello. State in manica corta. Percorrendo questa via asfaltata dove cadono dei mingan, dei siluri dal cielo degli alberi. E niente, quindi oltre al ghiaccio, al freddo, ci si mette pure la neve da sopra gli alberi e quando arriva boom! Eccola! Mannaggia la miseria! Corriamo! Siamo così vicini alla cascata che addirittura arrivano gli schizzi. Vai. Siamo arrivati più vicino possibile. Discesa col ghiaccio superata senza cadere, ora c'è quest'altra e nulla raga. Penso tra le tre cose più belle che ho fatto in vita mia. E niente, sono contento, sono felice, sono contento di condividere questo momento qua in un video, così non me lo scorderò mai. Torno alla macchina e andiamo al prossimo point. Era eccezionale. Esagera, esagera. Incredibile, incredibile. Siamo tornati alla macchina, ora saliamo e si va per il prossimo stop. Bellissime cascate, non so se ti rivedrò mai più. Gigante! La vedi che siamo andati solo con una toppa così, $9 però vabbè, solo perché meno mi ricordo di questo luogo, che questo luogo è questo praticamente, cioè state capendo? Una roba... Io non credo di vedere e aver visto mai una roba del genere. Parte alla volta delle sequoie, lasciamo questo paradiso terrestre per un nuovo paradiso. Demo! Demo fioi! Siamo in mezzo alla California dove coltivano il vino. Stiamo capendo se, dato che il generale Grant lo dovremo andare a visitare, stasera facciamo tardi, domani è un altro giorno. Dobbiamo capire se fermarci a Fresno, che sarà uno schifo di Pogdale, o andare verso il generale e dormire lì in una baita, però non troviamo le baite. Vabbè. Oh, c'è un bel sole, i vitigni, tipo la Toscana, boiate! Che dirvi amici miei se non benvenuti a Fresno, come dice qua il cartello, in questa parte residenziale con la rotonda di GTA San Andreas qui dietro, in questa città che sembra un grandissimo centro commerciale. Non pensavo mai nella mia vita gli avrei mai detto benvenuti in questo posto ed eccoci qua, in questo residence sonesta. Abbiamo preso una camera qui, nel tuo ci hanno dato una tripla perché non abbiamo preso da Booking. Comunque abbiamo fatto un botto di chilometri oggi è stata una giornata davvero davvero impegnativa, però ce l'abbiamo fatta e devo dirvi l'emozione di vedere quei posti ha completamente sotterrato tutto il resto. Ora non ci resta che portare i bagagli dentro, rifocillarci e trovare un posto dove andare a cena, anche se non ne ho visti tanti. Però cacchio abbiamo visto oggi, raga. Che abbiamo visto? Guarda questa bella luce, guardate che bella che è. L'America. La nostra cameretta da in vista su questo cortile principale. La gente si fa il barbecue. Pazzesco. Dai, andiamo a scoprire sta Fresno. Paura e delirio a Fresno. Ci abbiamo scoperto un posto strepitoso, si chiama
Doghouse Grill. Doghouse Grill, bravo. Così totalmente a casa abbiamo scoperto tipo il posto dove viene tutta la città, fanno vedere le robe di calcio, le robe di football, hockey, tutto quanto, baseball. Costa pochissimo tutta questa roba, l'ho pagata $13. Veramente sono fantastiche. Lì c'era tutta la gente che faceva le carni marinate overcooked. Qui però ho preso un pollo fritto. Ora passiamo all'assaggio. Siamo all'assaggio del Firebird. Due strips di pollo fritto. Guarda che bello. È buonissimo perché è sincero. È un panino sincero. Io non so se passerete mai per Fresno, ma se ci passate, Doghouse Grill. Bordello generale intorno. Si riesce a comandare. E si vola. Dopo una giornata del genere, davanti al telefono. Dopo una giornata del genere, posto tipico in mezzo all'America, nel nulla. Com'è? Buono. Che mangiata, questo posto pazzesco. Beccate sta Fresno by night. Cioè, anticamera di Las Vegas. Comunque, dopo questa gloriosa cena inaspettata, dopo una giornata ancora più gloriosa, il video volge al termine. Io spero che vi sia piaciuto, a me ha fatto impazzire tutto quanto. Mi raccomando, se passate per Fresno, andate a Doghouse & Grill, anche se mi sembra difficile. E per oggi è tutto, gente.